Salve a tutti amici sportivi e benvenuti sul canale Uberigno. E oggi facciamo un unboxing di Bloodborne Nightmare Edition. Tanta roba, il profumo è buono, sa di nuovo, la copertina è bella oleosa. Andiamo ad aprirlo per vedere un po' quali diavolerie ci sono dentro. Magari metto un pochino meglio la telecamera. Eccoci qua, andiamo ad aprirla bene bene, come si conviene. Senza romperla, perché poi io sono anche un preciso. Voilà! Tanta roba! Dentro, così. Sembra quasi legno vero. Manco per il cazzo. No, però. È un bel effetto. Libri. Dritti sono così perché qua c'è la scritta. Tanta roba. Anche dall'altra parte c'è la scritta. Sì, beh, una foto. Tipo una foto fatta su questo. È metallo, ok? E da vicino non frega nessuno, da lontano forse potrebbe anche assomigliare. Ullala, mon dieu, ma che roba! Ok, qua dentro c'è il giochillo in metallo, poi dopo ce l'apriamo. Qui dentro c'è il codice voucher che non so cosa ci sia. Ce lo mettiamo via, ce lo guardiamo dopo. Togliamo. Tanta roba, c'è un altro. No, questo è un libretto. Questo è un libretto, vediamo un po' che cosa c'è dentro. Ci saranno i disegni, gli sketch. Contents. Sì, beh, insomma, un po' di studi, no? Di personaggi, le armi. Che sono armi queste? Boh, sì, armi, cose così, insomma, le solite belle cose. Ah, apriamo il telefono, cosa c'è qua dentro? Un'altra roba seria. Un'altra roba seria, signori. E questo sì che è un libretto serio. Ma vediamo qua se c'è qualcos'altro da poco. Giuda, c'è ancora altra roba da prendere. Andiamo ad aprire. Per questo. Questa è la riproduzione di quella campanella che abbiamo visto. Guarda la campanella da vicino. Ok, è fatta di un metallo che non si sa, dentro c'è un cosino che fa casino. Oh, catrota. Sì, beh, cioè non serve un cazzo, ovviamente, no? E non so neanche se la terrò fuori la metterò nel resto della collezione, perché non è antiestetica, però in realtà non vuol dire un cazzo, insomma, poche parole. La rimettiamo via. Qua dentro c'è ancora un'ultima cosa. Opa. Credo che sia un'ultima cosa. Sì, è l'ultima, poi non c'è più dentro niente. Issa. Scatola in mano. Allora, questo qua lo mettiamo via un attimo. Ritorniamo al nostro buon vecchio coltello, che è quello con la punta. Sì, perché facendo un altro unboxing... Il coltello più piccolo gli ho piegato la punta. Mia moglie si è incazzata che non ti dico, mamma mia. Vabbè. Apriamo per primo questo coso qua. Lo apriamo ovviamente in modo brutale, ma senza rovinarlo. Perché poi piango. Madonna, questo qua è... Ma non è vero? Che sballo! Ma che roba?
Cioè, questo è molto molto meglio della campanella, che è veramente una merda. Allora, qui dentro c'è... Questo è figo, però. No, 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 questo è figo. Allora, hai capito? Guarda che roba. Bello, bello, questo è bello. Questo è bello, questo è bello. Allora, guarda, questo qua... Te lo metto un pochino più indietro, così. Ecco, lo mettiamo così. Questa penna qua, che sembra una piuma vera, non so se poi sia una piuma, no, non è una piuma vera, non è affatto una piuma vera, è fintissima, vedi qua, che questa roba qua è proprio plastica, ok? Vabbè, comunque sì, insomma, rende l'idea, è proprio molto carino, no? Cioè, se no si separerebbero se fosse vera, poi in realtà non lo è. E qua dentro ci sono anche dei pennini di varie misure, cioè il 2, pennino numero, non so se si vede il 2, vediamo. No, questa webcam non ce la fa, perché ci sono io forse in mezzo al cazzo. Allora, comunque qua sopra c'è scritto 2, si attacca qua, ok, qui dentro, e si scrive così. Poi chiaramente, quando non ha finito, lo mette qui ed è una figata pazzesca. Mi sa che infatti io lo metterò qui così. Lo metterò qui così, non vorrei dire, ma qua ci sono anche degli spazietti, delle aperturine per metterci dentro queste devo dire. Questo è l'inchiostro. L'inchiostro? Ovviamente non è che l'hanno fatto per scrivere davvero questo, perché non l'hanno fatto per scrivere davvero. Ve lo dico, sappiatelo. E questo coso qua dovrebbe essere tipo il sangue, no? La boccetta con scritto Bloodborne. E questo coso qua, il tappo, è tipo di cera. Ok? Cioè, probabilmente si può aprire, ma io non lo farei, ve lo dico. Non lo farei, è carino così. È carino così. Vabbè, mettiamo via e passiamo al prossimo oggetto. Il libretto bianco. Vediamo un po' cosa c'è in questo libretto bianco. Lo apriamo sempre mantenendo intero il sacchetto. E qui dentro c'è. Vediamo se è una porcheria. Allora, questo qui è un quaderno. E dentro è bianco. Ok, dentro non c'è niente. Per fare finta di scriverci con il calamaio e quella roba lì, non fatelo. Non fatelo. Lo prendete, lo rimettete via. E magari tra 20 anni i vostri nipoti avranno qualcosa che ha un mezzo valore, un finto mezzo valore. Ok, mettiamolo via. Il gioco. Il gioco, tanta roba. Il gioco, tanta roba. Lo apriamo. Questo qua non ci serve, ovviamente, perché lo useremo a palla di cannone proprio questo. Anche se arrivo sempre a casa molto tardi, infatti adesso sono devastato. Arrivo sempre a casa molto tardi, questo me lo voglio giocare ogni sera. Copertina rigida in metallo, in vero finto metallo, Bloodborne. Allora, qua c'è un co scarica la colonna sonora originale. Scarica la colonna sonora originale. Non so quando lo scaricherò, quando ne avrò il tempo. Qui dentro non c'è niente. E qui, figo. Beh, no, adesso è un po' storto. Ecco qua, adesso è dritto. Ok, qua ci sono i comandi di base. Erano tipo 20 anni che non vedevo un videogame con le istruzioni, con i comandi di base. E la colonna sonora io me la scaricherei anche. Il fatto che poi la metti dentro i video, insomma, è bello. Il problema è che poi ti arriva il copyright strike. E insomma, ti devi rifare tutto il video togliendo l'audio. Vediamo se riusciamo a far uscire il disco dalla custodia senza romperlo in 1000 pezzi. Sì. Sì. Cioè, il disco c'è, a posto.
Eccolo qua. Quasi quasi me lo gioco immediatamente, che dite? Bene, questo era il primo unboxing del canale Uberigno. Spero che vi abbia divertito nell'attesa di vedermi prendere un sacco di schiaffoni in questo gioco, che per me è il primo di tutta la serie, anche dei Soul. Non li ho mai giocati, forse avevo giocato il primo Dark Soul tantissimo tempo fa e anche per pochissimo tempo. Va bene. Che Dio ce la mandi buona, ci vediamo al prossimo video.